neonato ricoverato in terapia intensiva per Covid. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, torna in diretta per gli aggiornamenti sui contagi e le vaccinazioni e comunica che in Veneto c'è un neonato ricoverato in terapia intensiva a causa del virus. Zaia spiega come anche le gestanti si possono vaccinare per non incorrere in ulteriori rischi. Rispetto ai dati del contagio, i positivi attualmente sono circa 12.000, i ricoverati sono 334, più 7 rispetto a ieri. 272 in area non critica e 62 in terapia intensiva. Dei ricoverati in terapia intensiva l'80% non sono vaccinati, il 70% nei reparti ordinari. Per quanto riguarda le vaccinazioni, Zaia conferma l'impennata delle prenotazioni. In Veneto oltre l'80% dei residenti è vaccinato. Io non sono per l'obbligatorietà. Il modello della volontarietà può essere vincente, ribadisce Zaia, ma è gravissimo che non ci sia stata una campagna di comunicazione in cui si spiega il vaccino cos'è e a cosa serve. Il presidente della regione annuncia che la terza dose verrà estesa a tutti gli over 65, circa 1,5 milioni di persone in Veneto, ma penso verrà estesa a tutti quelli che vorranno, aggiunge. Volano i guariti in Polesine. Sono 4 le nuove positività di residenti in Polesine, 3 dei quali già in isolamento, ma 22 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore. È il dato comunicato dall'ULS 5 Polesana. In totale, 15.536 i polesani contagiati da inizio epidemia, 14.837 i guariti. Sono 162 le persone attualmente positive in provincia e 439 quelle poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Da inizio epidemia sono stati eseguiti 765.452 test rapidi e tamponi. I ricoverati con Covid negli ospedali polesani scendono a 16, uno solo dei quali in terapia intensiva. Nuovo Velox sulla regionale 6, è record. Da lunedì sulla strada regionale 6 Castelmassa ha il suo secondo Velox fisso, installato a cura di Veneto Strade, del Comune, della Prefettura e della Polizia Locale Polesine Occidentale. Il primo si trova da anni ai confini castelnovesi, nei pressi dell'area di servizio Rosta, questo secondo in prossimità del ristorante San Rocco, limite massimo di velocità 70 km orari. La regionale 6, in un tratto extraurbano di una quarantina di chilometri, è al record di rilevatori di velocità, uno a Melara, uno a Bergantino, i due di Castelmassa, uno a Calto, il Tutor a Ficarolo, due a Salara, uno a Stienta e altri due a Occhiobello. Taglio del nastro per lo yacht di Rovigo. L'ufficio di informazione e di accoglienza turistica è realtà. Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato lo yacht di Rovigo in piazza Vittorio Emanuele II. Taglio del nastro da parte del sindaco Edoardo Gaffeo, affiancato dal vice e assessore alla cultura e turismo Roberto Tovo e dalle numerose autorità presenti, con la partecipazione anche della direttrice del GAL Polesine Adige, Claudia Rizzi. Ringrazio innanzitutto, ha detto il sindaco, la Regione Veneto che ha finanziato una parte importante della ristrutturazione e il GAL che ha contribuito al finanziamento complessivo di questa importantissima opera. È un bel regalo che tutti insieme facciamo alla città, ma soprattutto alle persone che ci verranno a visitare in un posto dove sarà possibile avere informazioni sulla nostra città. Obiettivo del progetto è promuovere un'organica e dinamica azione di valorizzazione della città di Rovigo e del territorio provinciale, facendo conoscere l'importanza e il valore del suo patrimonio materiale e immateriale, e la qualità e la specificità dei suoi servizi. Regione Veneto, dal FEAMP 11 milioni di euro per la pesca. Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca dà il via libera a oltre 11 milioni di euro a favore del mondo della pesca del Veneto. Con queste risorse messe a disposizione delle imprese, ha dichiarato l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari, la Regione del Veneto, nel considerare il settore della pesca e dell'acquacoltura strategico sotto i profili socio-economici e storico-culturali, risponde concretamente alle richieste di sostegno per una ripartenza e rivitalizzazione delle attività produttive dopo uno dei periodi più bui dovuti dal Covid-19, che ha impattato negativamente anche questo settore.